Direttore, ci troviamo qui nel vestibolo superiore all'interno della Reggia perché presentiamo queste monete celebrative della Reggia in occasione anche del ricordo di Luigi Vanvitelli. Noi quando abbiamo messo la notizia siamo stati tempestati di like e di persone curiose che volevano sapere, ma parliamo di migliaia di persone. Oggi siamo qui, le abbiamo presentate, un'emozione diversa, qui c'è anche un ospite che lei ci presenterà. Siamo qui con il Poligrafico dello Stato, l'ingegner Reich, amministratore delegato del Poligrafico, un lavoro di cooperazione interistituzionale per ricordare un grande architetto, per ricordare il valore dell'arte e dell'artigianato artistico, perché le monete sono anche l'occasione per rilanciare l'importanza di questi oggetti che sembrano piccolissimi ma poi sono fatti con una grande qualità, un grande pensiero e anche una grande ideazione. Abbiamo voluto fortemente per i 250 anni di Luigi Vanvitelli fare qualcosa che sia permanente. Il primo marzo le sale, oggi delle monete che parlano e in qualche modo omaggiano un grande architetto, ricordando anche i valori simbolici. Le monete che oggi vengono presentate sono state anche identificate come rappresentazione dei valori che ci sono all'interno di questo complesso, quindi la bellezza, la struttura, l'architettura, ma anche un messaggio di pensiero e questa unione tra architettura e ingegneria. E poi c'è una moneta in più, la moneta della serie delle fontane artistiche, perché anche questo è un modo per raccontare un parco che è tra i più belli d'Europa su quale noi stiamo lavorando. Quindi non posso che ringraziare il Poligrafico per questa avventura congiunta, ma soprattutto per aver messo anche la capacità dei propri artisti a disposizione per raccontare un pezzo di storia italiana. Ingegnere, come nasce l'idea e soprattutto quanto tempo di lavorazione ci è voluto per realizzare queste splendide monete? Beh, l'idea nasce dal non farsi perdere l'occasione per celebrare un'eccellenza, una delle prime archistar mondiali, Luigi Vanvitelli, e soprattutto un'opera magnificente italiana che fa onore non solo alla regione ma a tutta Italia. I nostri maestri incisori è da quasi un anno che hanno iniziato a pensare a come realizzare appunto queste piccole capolavori, e con l'aiuto anche dei contributi visivi che ci ha dato appunto la dottoressa abbiamo realizzato appunto dei piccoli capolavori che all'arte incisoria uniscono anche un'arte industriale che poi è quella del conio, rappresentata non solo dal Poligrafico ma soprattutto dalla zecca. Grazie e complimenti all'ingegnere Reich. Dottoressa, i numeri sono a favore vostro, ormai siamo fissi nella top 5 dei monumenti più visitati in occasione delle prime domeniche del mese, tra l'altro ci prepariamo ad un'apertura straordinaria gratuita, quella del 25. I numeri danno ragione del grande impegno di tutta la squadra Reggia di Caserta per non solo aumentare in termini di quantità ma la qualità della visita, e quindi è una grande soddisfazione se pensiamo che dal 1 gennaio anche oltre 51.000 visitatori, studenti, giovani si avvicinano, insisto, a un valore simbolico di questo nostro paese che, ribadisco, è legato alla manifattura, al saper fare. L'Italia è la bellezza di questo paese, essenzialmente questo, quindi possiamo solo che essere soddisfatti di poter dare un messaggio non solo di qualità ma anche di esperienza culturale di altissimo livello. Alla Reggia di Caserta si trascorre un'intera giornata scoprendo ogni volta qualcosa di diverso. Lo dico io da direttore che ogni giorno mi stupisco di quante cose ancora non il mio occhio non riesce a cogliere, perché sono veramente tante e quindi rimango ogni volta meravigliata, ed è questo il modo con cui vivere questo luogo. Un'ultimissima cosa flash, situazione cantieri. Situazione cantieri, siamo forse tornati al momento in cui si costruiva la Reggia di Caserta, grandissimi investimenti, stiamo lavorando con circa 100 milioni di euro, tra questi anche 25 milioni del PNRR. Quindi 125? Sono compresi tra questi. Ah, e stiamo portando avanti adesso, spero a settembre-ottobre, di concludere il lavoro sulla grande galleria, come possiamo dire, uno spazio molto importante e simbolico, perché era il punto di unione tra l'appartamento della regina e l'appartamento del re per i nuovi spazi espositivi. Sono partiti i lavori di tetti e facciate, ma sono anche tantissimi piccoli micro interventi sul parco così come nel palazzo, quindi è non solo un investimento finanziario ma un grandissimo investimento in chiave di professionalità legate al patrimonio culturale. Peschiera Grande? Peschiera Grande, siamo arrivati alla risoluzione del contratto, purtroppo, quindi c'è stato un momento di stallo, speriamo di recuperarlo. Bisogna rifare la gara, quindi.
bisogna seguire le procedure previste dal codice degli appalti. Ricordiamo che una pubblica amministrazione si muove a secondo il codice degli appalti, e laddove a volte ci sono dei regolamenti incomprensibili è perché si ha all'interno una cornice amministrativa da rispettare. Grazie.